Oggi in tutte le piazze d'Italia queste manifestazioni organizzate dalla CGIL in cui speriamo che siano partecipate sia da donne e da uomini per cercare di sensibilizzare le istituzioni, le amministrazioni a cercare di mettere in atto tutte quelle iniziative che possono essere utili ad aiutare le donne ad uscire dal silenzio, aiutare le donne ad essere sostenute in caso di problemi di violenza e soprattutto le donne che vogliono fare rete con le donne, con diverse manifestazioni già abbiamo preannunciato, se non ora quando, e forse ancora dobbiamo fare molto di più. Oggi in tutte le piazze si ricorderà soprattutto che le donne vogliono indossare la propria libertà realmente ed essere rispettate come donne. Le donne che denunciano vengono protette? Le donne che denunciano purtroppo oggi sono pochissime. Pochissime donne hanno paura di uscire da quel silenzio perché forse non sufficientemente la legge aiuta le donne. C'è un percorso di protezione che è già in atto, ma c'è tanta paura perché purtroppo non si sentono tutelate abbastanza. Ma soprattutto la nostra battaglia può avere un percorso davvero positivo e potrebbe portare risultati se anche gli uomini comprendono che la battaglia per i diritti delle donne, contro la violenza sulle donne, è una battaglia che dobbiamo fare tutti.